Due progetti rivoluzionari promettono di rinnovare e arricchire la città di Gaeta con un mix unico che unisce arte e natura. Il primo progetto, sviluppato nell'arco di 2 anni da Cetegus, è una mostra triennale di risonanza internazionale intitolata Tra natura e mito. Con il progetto Tra natura e mito offriamo una triennale d'arte che sarà un'occasione di grandissimo sviluppo per Gaeta e tutto il Lazio, con un'offerta rivolta alla nazione e al mondo. Cetegus protagonista di un'offerta culturale inclusiva, dai grandissimi del 700 e del 600, arriviamo quindi agli impressionisti, abbiamo i grandi scultori, i grandi writer del mondo, un'offerta culturale inedita per il paese. Gaeta si candida a capitale permanente della cultura. Parallelamente al primo progetto, la Fondazione Nicola Del Roscio ne ha in programma anche un secondo, chiamato Una pianta per ogni abitante, che prevede la piantumazione di oltre 20.000 nuove piante in tutta Gaeta. La mia fondazione, Fondazione Nicola Del Roscio, prevede di piantare un certo numero di piante per attutire questo disastro del cambiamento climatico. Io credo che il futuro, se continua questo disastro ambientale, risiede molto nelle città, nei paesi come Osi. Spero di no, ma attorno ci sarà il deserto. È una speranza. E attraverso questo evento si diffonde l'idea di questo progetto Insula, che è un progetto di rigenerazione urbana per Gaeta, che cambia sostanzialmente la fisonomia della città, riscoprendo quella che è la Gaeta dimenticata. All'evento ospitato a Roma, insieme all'ingegner Giuseppe Daghino, organizzatore della Triennale, e del professor Pierluigi Carofano, curatore delle mostre Medusa e Metamorfosi, anche il sindaco di Gaeta, Christian Leccese. Beh, intanto ci siamo dati un obiettivo diversi mesi fa, quella di diventare la città più verde del Mediterraneo. Sostenibilità ambientale, qualità della vita, ma sicuramente anche potenziare ciò che è il profilo della nostra Gaeta, cioè opportunità turistiche, accoglienza, ricettività. Città d'arte permanente e sostenibilità ambientale per diventare un punto di riferimento importante al centro del Mediterraneo.